Vampate. Serbatoio pieno, rotta impostata. La barca è pronta, capitano. Molto bene. Andiamo a prendere quel figlio di puttana. Spero che quello stronzo sia ancora lì. Ci sarà. Per forza. Ok, ora basta. Ci stiamo girando intorno da un po' troppo tempo. Adesso mi dici che cazzo è successo fra te e Aldrich. Era il 1963. Ero nel paese da poco meno di 2 anni. Sei tu, Chong? Chong Xin-she. Restane fuori, Johnny. Non è proprio nel mio stile. Chong non verrà. Cosa gli hai fatto? Beh, diciamo che Chong ha avuto un incidente ed è caduto in un pozzo. Ma non prima di avermi rivelato i tuoi piccoli segreti. Per esempio, che passi informazioni all'NVA. Il governo americano li giustizia, i traditori, lo sai? Fanculo! Spero che ti impicchino, ma mi andrà bene anche la fucilazione. Andiamo. Servirà qualcosa di grosso per appianare le cose con l'NVA. Quindi perché non mi dici dove stanno andando i ricognitori SOC? Credi che non abbia già comunicato quello che Chong mi ha detto? In questo momento il tuo bel gruppetto di coglioni sarà già nella merda. Pensavo che la compagnia facesse dei test prima di arruolare dei perfetti idioti. Direi che mi sbagliavo. Divertente. Davvero divertente. Prima che potesse farmi la festa, sono spuntati 2 sbirri. Dovevano aver sentito lo sparo. E Aldrich è scappato. È veloce quel sacco di merda, devo ammetterlo. Forza, troviamo quella gran testa di cazzo. Saliamo più in alto e osserviamo la situazione. Che sai di questo posto? Tempo fa aveva una buona industria ittica, ma è fallita da decenni. Gli abitanti si sono trasferiti sul continente e da allora l'isola è abbandonata.
Aldridge e i suoi sono andati per di qua. Ho sentito che è arrivata un'intera squadra di figli di puttana a recuperare Paes. No, sono stronzate. Erano solo in due. Vuoi dire che due soli uomini hanno fatto fuori così tanti dei nostri? Voglio dire che quei due hanno massacrato mezza squadriglia. E ora probabilmente stanno venendo qui. Sei sempre pieno di buone notizie, eh? È un dono. A te la scelta. Io prendo l'altro. Fuoco, ora! Figlio di puttana! Là. Bene, io sono fuori. Ti seguo. Oh? Quello stronzo aveva una bella sorpresa. Ammira la favolosa città di Hermosa Pez, o quel che ne rimane. I mercenari di Aldridge si sono accampati in quella vecchia chiesa. Dobbiamo trovare chi comanda e provare a fargli sputare tutto quello che sa. Sembra che là dentro abbiano un intero arsenale e uno stronzo di guardia. Cerca di non farlo incazzare. Tranquillo, gli do solo un abbraccio. Ricevuto. Seguo. Apro il fuoco. Merda! Rompetegli il culo! Mi avvio all'uscita. Fuoco... ora! Mi avvio all'uscita. Fuoco a volontà. Bene, io sono fuori. Ti seguo. Hanno chiamato i loro amichetti! Dio di Troia! Gran bel lancio! Granata! Aspetta un attimo! Grazie al lancio! Prendi questa! Sto massacrando! Odio le... Merda, Lincoln, sta attento! Penso io a quel bastardo! Andate tutti all'inferno! All'inferno, coglione! Ave Maria. È stato efficace. Mandali tutti all'inferno!
salvo. Dove vi hanno mandati? Più avanti, 2-3 chilometri al massimo. Mercenari del cazzo. Che succede se Aldridge riesce a fare quello che vuole con la bomba? L'unica cosa che ci protegge dal totale annientamento nucleare è il fatto che sia noi sia la Russia abbiamo abbastanza atomiche da far saltare il pianeta. È la teoria MAD, mutua assicurata distruzione. Ma se anche una sola atomica finisce in mani sbagliate, la barca inizia ad affondare e i giochi sono finiti. Quindi mi stai dicendo che non ne hai idea? Nessuna cazzo di idea. Posto brulica di mercenari. Hai un piano? Se riesco a salire su quel crinale e prendere quegli stronzi di sorpresa, risparmieremo delle noie. Ehi, ok, dammi allora una mano. Io rimango qui in basso. Oh, ehi, non starmi appiccicato. Merda, sembra che quell'aereo stia in piedi a malapena. Ma dai, non avrai mica paura? Vaffanculo, lo sai cosa penso degli aerei? Sì, ma questo è già precipitato. Chiudi quella cazzo di bocca. C'è un mercenario, lo elimino. Non lascerà mai più l'isola. Stupida gravità. Ehi, attenzione là sopra. Oh cazzo, c'è una torretta laggiù. Resisti, amico, resisti. Cazzo. Va bene, io ti copro da qui. Fammi un segnale se vuoi che faccia fuoco. Ricevuto. Togliamoci dalle palle quei succhiacazzi! Penso io a quel bastardo.
un pezzo di merda! Fatti una siringa d'adrenalina. Dopo di te? Mezza sega. Vaffanculo! Ci ha preceduti. Beh, non può essere andato molto lontano. Non provate a muovervi, tutti e due. Ora giratevi lentamente. Dov'è la testata? Mister Aldridge sarà davvero entusiasta di vedere le vostre facce. Ehi, pezzo di merda. Ti ho fatto una cazzo di domanda. Dov'è la bomba? Avanti. Richiedimelo. Bello. Chi cazzo hai chiamato, bello? Coglione. Ti prego, non mi uccidere. Allora, cosa vuole fare Aldridge? Con la bomba! Lui ha un contatto nell'NBA. Un generale gli ha offerto un sacco di soldi. Figlio di puttana! Lo giuro, è la verità. Silenzio! Giù! Di quegli stronzi! Dietro di te! Merda! Arrivato! Sono ferito! Arriva un'altra testa di cazzo! Lincoln, sta attento! È morto. Porta il tuo culo fuori di lì! Aspetta un attimo! Però del mirino! Guardagli dal lato! Sono scappati.